vivo della miseria. A che serve godersi la vita dei piaceri temporali? A che serve godersi la vita dei piaceri terreni se poi muori e ti insegna l'inferno? L'inferno è un luogo terribile. Il Signore non vuole che andiamo all'inferno. Ecco perché ci manda a predicare. Così come facevano i primi discepoli, così come predicavano i primi apostoli, come predicava Giovanni Battista. In ogni luogo il Vangelo di Gesù Cristo deve essere predicato. Alleluia! Perché soltanto nel Vangelo di Gesù Cristo, alleluia, c'è la salvezza. Guida, gloria a Dio. La Bibbia dice che in nessun altro. Questa è una parola forte, è una parola chiara, è una parola, carissimi, che anche un bambino piccolo la comprende. Lo dice la Bibbia, in nessun altro vi è la salvezza, ma soltanto in Gesù Cristo, perché non c'è nessun altro nome in questo mondo per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti degli Apostoli è scritto qui, capitolo 4, verso 12. In nessun altro. Ascoltate, cari, perché molti di voi confidano in Padre Dio, molti di voi confidano in Buddha, molti di voi confidano in Maometto, molti di voi confidano negli dei dell'India, molti di voi confidate nei falsi dei del Vaticano, molti di voi confidate nei falsi dei di questo mondo, ma la Bibbia dice che soltanto in Gesù Cristo c'è salvezza. Amen. Alleluia! Perché Gesù è il Figlio di Dio, perché Gesù è la rivelazione di Dio, Gesù Cristo è la parola, il Verbo che si è fatto carne. Alleluia! Gesù Cristo è Dio che è venuto come un uomo sulla terra. Gesù non è solo un profeta, come dicono alcuni. Gesù non è solo un maestro, come dicono altri. Gesù non è un rivoluzionario, come dicono alcuni. Gesù Cristo è Dio che è venuto come un uomo a salvare l'umanità. Cristo è la luce del mondo. Alleluia, cari di Reggio Emilia. Ecco perché il Signore sta mandando i suoi servi nelle strade del mondo a predicare il Vangelo della salvezza e della vita eterna. Dio sta mandando i suoi messaggeri. In ogni angolo della terra ci sono predicatori della verità che annunciano il regno di Dio, che annunciano Gesù Cristo, l'unica salvezza per i vostri cuori.